seguito agli eventi del 2000, del 2016, dal giugno del 2016, che hanno creato parecchi problemi a questa zona, è partito prima uno studio per capire i motivi di quell'evento, le cose che hanno causato quell'evento, per trovare le eventuali soluzioni. Allo studio è stato affidato all'Università di Pavia. Dopodiché ci si è mossi in un primo luogo recuperando tutta la roggia Curna, che nel 2016 era ridotta ad un piccolo rigagnolo, anche perché la roggia, che è di proprietà del Luogo Pio Colleoni, serviva prima per l'irrigazione e poi era andata in disuso e non più utilizzata. Poi d'altra parte ci troviamo in una zona da un punto di vista ambientale molto tutelata, per cui era difficile anche intervenire nelle pulizie e nel ripristino. Per cui in seguito a quegli eventi siamo riusciti a, per dare una prima salvaguardia a questa zona, a recuperare tutta questa tutta la roggia Curna, a mettere in sicurezza anche quelli che apportano acqua alla roggia Curna, tipo il rio Lavanderio. E qui con il comune e con il comune di Bergamo siamo intervenuti, e tra tutte e due, anche perché ci siamo suddivisi attraverso una convenzione anche gli oneri, tutti gli onori e oneri di questa avventura al 50%, e fino ad ora abbiamo speso circa 1.700.000 euro, per cui una spesa non da poco, che ha permesso in questi anni dal 2016 ad oggi a mettere in sicurezza questo territorio. Certamente questo non è bastato, anche perché lo studio individuava anche la realizzazione di una serie di vasche di laminazione, di cui la prima è questa, che è stata appaltata ed è in via di realizzazione, per cui dopo una prima fase che prevede la bonifica dell'area, cioè nel senso che una parte di questo terreno è inquinato e per cui bisogna portare il terreno in discarica, per cui in una discarica controllata. Poi dopodiché, dopo tutta una serie di controlli da parte dell'ARPA, partiranno i lavori definitivi per la sua realizzazione. Il costo di realizzazione di questa vasca è di 2.600.000 euro, che è un contributo che qui l'abbiamo ottenuto come consorzio di bonifica, l'abbiamo ottenuto dall'unità speciale, dai fondi del Ministero dell'Ambiente per l'Italia Sicura. In pratica in questo caso il consorzio ha rinunciato al finanziamento per realizzare un'altra opera e l'ha dirottato su questa realizzazione, che da un punto di vista di urgenza e di priorità aveva la massima priorità, per cui il finanziamento c'è e per cui lo stiamo realizzando, e in tempi che ci permette tutta la burocrazia e le leggi italiane stiamo cercando, perché è stata anche, ripeto, una corsa contro il tempo per riuscire a realizzare, a venire alla realizzazione di questa opera. Siamo partiti nel 2016, ora siamo nel 2021 e siamo però con i lavori in corso. Io sono molto contento di questa collaborazione, perché ho potuto vedere sia di persona ma anche attraverso foto drammatiche quello che è successo a distanza di un mese, alla fine giugno, 26 giugno e a fine luglio del 2016. Mi interessa rimarcare che dal 2016 a oggi, anche se uno può dire sono passati 5 anni, non siamo stati fermi. Tenuto conto che questa non è una zona libera dove possiamo fare quello che vogliamo, ma siamo sottoposti a mille vincoli, a cominciare dalla sovrintendenza, dal Parco dei Colli, come è giusto che sia, per carità, però è chiaro che
siamo in una zona molto particolare, però da allora ad oggi è stata ripulita tutta la roggia Curna, creando un invaso di 5-6 mila metri cubi che prima non c'era. È stato creato un nuovo sottopasso dalla via Astino che creava una strozzatura ed è stata una delle cause dell'alluvione, dove rispetto a un tubo del diametro 80 è stato posto un tubo quadrato, uno scatolare come si dice in gergo, di 1,50 per 1,50 in fondo sulla via Astino, sulla via Madonna del Bosto, scusate, è stata costituita una terra armata, che significa una sponda alta circa un metro che può comunque contenere acqua. È stata realizzata una nuova griglia che ferma, diciamo, lo sporco che arriva dalla valle e dalla roggia Curna, che prima era piccola, dopo la vediamo, è molto grande adesso e quindi molto utile, tenendo conto che quello che noi andremo a vedere, dove l'acqua sembra bassissima, durante quelle due alluvioni l'acqua ha superato il parapetto e poi è scesa in via Astino fino ad andare a invadere il territorio di Longolo, con i disastri che conosciamo. Io ho parlato con persone che hanno perso due macchine in un mese, quindi era una situazione che era un disastro. Non è vero che non è stato fatto niente, è stato anche molto difficile. Prima il presidente parlava della prima vasca, che è quella che vediamo, ottenere tutti i pareri, considerato che è un terreno anche inquinato, nel senso che la roggia Curna arriva dal centro Bergamo, quindi nei secoli dal 1400 ha portato, anche quando c'erano le fabbriche, dei materiali impropri, ecco, l'inquinamento non è l'inquinamento che pensiamo noi, però non è una terra che può essere conferita in una discarica normale. Adesso noi, poi è stato fatto questo studio con l'Università di Pavia, e adesso noi stiamo facendo lo studio per la seconda vasca, che prenderà tutto il versante a sinistra della via Madonna del Bosco, che anche quello è un versante abbastanza pericoloso. Anche lì andremo a creare una vasca. Proprio oggi abbiamo fatto un sopralluogo col tecnico per valutare il minor impatto ambientale possibile.